Ancora danni al carcere di Villa Fastigi, detenuto devasta oggetti e locali. Covid-19 salgono tamponi e nuovi positivi, alto anche il numero di decessi. Concessioni delle spiagge a Pesaro, il termine prorogato al 2033. Svelato il nuovo City Brand che racconta il territorio e le bellezze di Tavuglia. Martedì 8 dicembre 2020, bentornati in una nuova edizione di Rossini News, il telegiornale di Rossini TV. Subito in apertura la cronaca perché si sono registrati altri ingenti danni all'interno del carcere di Villa Fastigi a causa di un detenuto che ha devastato un'intera sezione della struttura. I dettagli in questo primo servizio. Continuano gli episodi di violenza e disagio all'interno del carcere di Villa Fastigi. Dopo le aggressioni ai danni di 9 agenti di penitenziaria e le minacce rivolte ad un'infermiera e ad altri poliziotti, le organizzazioni sindacali di riferimento hanno denunciato l'ennesimo evento critico avvenuto all'interno della casa circondariale di Pesaro. Nella giornata di lunedì, un detenuto di nazionalità marocchina, per futili motivi, ha devastato un'intera sezione detentiva del carcere, distruggendo le telecamere poste all'interno del reparto e successivamente staccando parte dell'impianto elettrico dal muro, provocando un blackout sulla linea elettrica. Non soddisfatto, l'uomo, in preda ad una crisi di nervi, ha poi distrutto e danneggiato anche oggetti e mobilio, tra cui tavoli, sgabelli e telefoni, presenti nei locali, mettendo in subbuglio e a rischio la sicurezza dell'intero reparto. Inutili e inascoltati sono stati i tentativi messi in atto dal personale di polizia penitenziaria, allo scopo di far desistere l'uomo nel distruggere i beni dell'amministrazione. Lo stesso detenuto, alcuni giorni prima, aveva devastato ed incendiato un'altra stanza detentiva, distruggendo i sanitari e altri oggetti di arredamento, rendendo quindi inagibile la camera. Gli episodi di disagio causati dall'uomo sono soltanto gli ultimi di una lunga serie, visto che il detenuto era stato precedentemente allontanato da altri istituti penitenziari per gli stessi gravi motivi. I danni registrati finora e per il quale il soggetto dovrà rispondere all'amministrazione penitenziaria si aggirano intorno a diverse migliaia di euro. Difficile però, vista la situazione economica dell'uomo, che quest'ultimo possa risarcire lo Stato. Il detenuto in questione si aggiunge alla lunga schiera di tutti quei soggetti che solitamente compiono il cosiddetto turismo penitenziario, ovvero lo spostamento da un istituto all'altro nella speranza che con l'arrivo nella nuova struttura certi episodi non si ripetano. Allo stato attuale delle cose e in assenza di stanze disponibili da accogliere un soggetto con tali problematiche, le stesse organizzazioni sindacali hanno chiesto con urgenza il trasferimento immediato dell'uomo dalla casa circondariale di Pesaro. A Falconara, invece, in seguito ad un controllo effettuato dagli uomini della polizia stradale nei confronti di un'autovettura ferma a bordo strada lungo la Flaminia, due agenti sono stati presi di mira e malmenati da una 52enne residente a Marotta. La donna, come riferito dall'uomo che si trovava con lei, aveva alzato un po' il gomito e dopo aver cercato di allontanare i due poliziotti ha iniziato a sferrare contro questi calci e pugni. Alla donna, che è stata prontamente portata in centrale per l'identificazione, è stato poi convalidato l'arresto in attesa dell'inizio del processo. E ora la pagina degli aggiornamenti legati al Covid-19 sul nostro territorio. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.510 tamponi, 2.120 nel percorso nuove diagnosi e 1.390 nel percorso guariti. Un numero di test sicuramente in crescita rispetto a quelli comunicati ieri, che erano in totale 1.400. Così come in crescita sono anche i nuovi positivi sia a livello regionale con 293 casi, sia nella provincia di Pesaro e Urbino che registra 89 nuovi positivi. Ieri nelle Marche si è invece registrato il più alto numero di vittime di questa seconda ondata di Covid. Sono ben 18 infatti i decessi segnalati dal Servizio Sanità e 7 delle vittime erano residenti nella provincia di Pesaro e Urbino. E questa mattina inoltre il governatore della regione, Francesco Acquaroli, ha comunicato di aver ricevuto il secondo tampone negativo e di aver ufficialmente concluso la quarantena iniziata dopo che la moglie del presidente era risultata positiva al Covid.
E c'è nuovamente preoccupazione tra i bagnini per l'intervento della Commissione europea sulle concessioni demaniali delle spiagge. Nel prossimo servizio, la portavoce nazionale di CNA Balneari, Sabina Cardinali, ci aggiorna sulla questione anche per quanto riguarda Pesaro, dove il termine è stato prorogato al 2033. Non c'è pace per i concessionari di spiagge che, in seguito all'intervento della Commissione europea, tornano a preoccuparsi per l'estensione delle concessioni demaniali marittime, che la CNA ha chiesto di estendere fino al 2033. Misure già approvate per la provincia di Pesaro e Urbino, che vanta quasi 50 km di costa con oltre 170 imprese sui comuni di Gabicemare, Pesaro, Fano e Marotta Mondolfo. Finalmente siamo arrivati alla definizione di tutte le concessioni. Abbiamo avuto l'allungamento del termine al 2033, al 31 dicembre 2033. È stato un lavoro comunque abbastanza laborioso e complicato anche da parte dell'ufficio. Perché se tutto questo è avvenuto con una procedura tecnica abbastanza complessa, che comunque ha portato la tutela sia dei concessionari sia delle amministrazioni. E questa procedura è stata presa ad esempio anche da altre amministrazioni nazionali. La situazione italiana è molto variegata, veramente a macchia di leopardo, nonostante il DPCM sia datato dicembre 2018, quindi sono passati ben 2 anni, e ci sono comuni dove ancora questa estensione non viene data. Tutta la costa adriatica, specialmente, ma anche nel resto d'Italia, gli stabilimenti balneari fanno capo a imprese familiari o comunque a piccole e piccolissime imprese, e quindi assolutamente tutelare queste imprese vuol dire tutelare il lavoro e non i capitali, esclusivamente i capitali finanziari o i speculatori finanziari. Venerdì prossimo avremo un incontro, naturalmente per la sicurezza di tutti via web, avremo una call con onorevoli e senatori come CNA Balneari, proprio per parlare dell'argomento e capire come il governo italiano voglia muoversi. E nel frattempo sono ormai in partenza gli interventi di manutenzione previsti per il litorale pesarese. Attendevamo degli interventi di manutenzione sulle scogliere di Ponente da più di 30 anni, dall'89, interventi di manutenzione che non sono mai stati fatti, e finalmente a breve, proprio questione di pochi giorni, si aspetta che anche le condizioni meteo si stabilizzano, e questi interventi verranno finalmente fatti. Cioè, noi dobbiamo occuparci della manutenzione del territorio, di poter attrarre i turisti. Non possiamo disperdere le nostre energie, sia noi, diciamo operatori turistici, ma anche la politica locale, dietro a queste situazioni burocratiche. E chiuderanno il 21 dicembre le piscine del Parco della Pace, la decisione comunicata dal presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli, gestore della struttura. L'impianto si fermerà dunque anche per quelle poche centinaia di persone a cui era ancora consentito l'accesso. Gli elevati costi di servizi e manutenzione e l'azzeramento degli incassi hanno portato Sebastianelli alla decisione annunciata. La speranza del presidente di Sport Village è quella di poter riaprire appena terminata l'emergenza, oppure prima attraverso interventi economici esterni. Dal 9 dicembre, grazie al progetto di sistema museo dedicato alle scuole, sarà possibile effettuare visite guidate in streaming direttamente dalla classe o da casa. Le visite guidate virtuali sono rivolte alle scuole superiori di primo grado e secondo grado e possono aderire anche gruppi di adulti. Le visite a Pesaro saranno trasmesse dalle sedi dei musei civici, del Museo Nazionale Rossini e di Casa Rossini, mentre a Fano dal Museo del Palazzo Malatestiano. Per conoscere nel dettaglio l'iniziativa, Sistema Museo ha organizzato un Open Day virtuale che si terrà sulla piattaforma Zoom mercoledì 16 dicembre alle ore 18. Per partecipare è necessario registrarsi inviando una mail a pesaro@sistemamuseo.it. Un unico biglietto acquistabile da tutti i canali Trenitalia per raggiungere la città ducale, la sua università e il suo patrimonio culturale. Sono queste le caratteristiche di Urbino Link, il progetto ideato da Trenitalia, Adriabus e Regione,
che permetterà, con l'acquisto di un unico titolo di viaggio, di giungere a Pesaro con uno dei 76 treni in arrivo nella stazione e successivamente proseguire verso Urbino con uno dei bus in partenza ogni 30 minuti. Il servizio sarà attivo a partire da oggi. E dopo aver acceso tutta la città con l'inaugurazione del 3 dicembre scorso, a Fano anche il Pincio è stato investito da tutta la magia del Natale Più. Protagonista principale la Natività. I maestri carristi di Carnival Factory hanno realizzato un presepe a grandezza naturale in cartapesta che è stato posizionato nella cornice dei Giardini Roma. Inoltre l'azienda Stark SRL proietterà in videomapping alcuni dei monumenti e delle opere della città sull'Arco di Augusto, che si illuminerà tutti i giorni, ogni mezz'ora. E ora apriamo la pagina delle segnalazioni di Rossini TV. Vi ricordiamo per l'occasione di inviare messaggi, foto e video al numero che vedete in sovraimpressione 370-366-7210 per segnalarci problemi e disagi che riscontrate in città. Apriamo quindi la pagina delle segnalazioni con un video che ci è stato inviato appunto da un telespettatore questa mattina per segnalare le condizioni dell'ultimo tratto stradale in direzione Torraccia degli interquartieri, lungo il quale a causa del maltempo che si è verificato oggi anche nella nostra città, si registrano continui allagamenti sul bordo strada che rendono pericolosa la circolazione soprattutto nella corsia di destra. Una problematica già segnalata e che ha registrato situazioni anche più critiche con il verificarsi di precipitazioni più abbondanti rispetto a quelle che sono intercorse oggi. Ed è stato presentato attraverso un video pubblicato sui social il nuovo City Brand di Tavuglia, la nuova immagine pensata per raccontare il territorio, i suoi paesaggi e le bellezze. Alla base del progetto sono state inoltre realizzate iniziative destinate alle fasce di popolazione più svantaggiate, come ci spiega in questa prossima intervista il sindaco di Tavuglia, Francesca Paolucci. Il Tavuglia City Branding nasce come idea progettuale già dallo scorso anno. L'intento è quello di far riconoscere Tavuglia, che già come nome è conosciuto grazie chiaramente ai nostri campioni del mondo, e di farlo riconoscere ovunque con un logo, con un marchio, questo famoso brand di cui si parla. La cosa che ci ha spinto è il fatto di poter riconoscere sotto un unico brand, appunto, sia le persone che vivono a Tavuglia, sia tutte le persone che la amano da fuori. E posso dire che sono tantissime, perché migliaia di persone ogni anno passano per Tavuglia. Sempre di più siamo, lo abbiamo visto in questi anni, siamo consapevoli che le risorse per fronteggiare la situazione di soprattutto di minori con disabilità sono sempre meno e a volte non si riesce nemmeno a dare l'intero servizio educativo a scuola o assistenziale a casa. Quindi abbiamo anche pensato, e qui devo ringraziare la VR46, l'azienda che è sul nostro territorio, che ha già un'esperienza notevole su progettazione e vendita, insomma tutta una rete commerciale. Grazie a loro abbiamo pensato di produrre dei gadget, degli oggetti con il logo da poter vendere. Tutto il ricavato andrà in un apposito fondo comunale che servirà per sostenere sia i servizi educativi e assistenziali dei bambini con disabilità. Quindi questo brand che unisce due fattori importanti per un comune. Uno è quello della comunità, del riconoscersi anche sotto un aspetto promozionale e turistico. L'altro sotto quello della parte sociale, che è la parte più rilevante dell'attività del comune. Una novità è quella che dal prossimo Natale, siccome abbiamo visto che per i bambini è stato un anno, diciamo, particolare, una vita un po' strana rispetto al solito, daremo il primo gadget, chiaramente lo regaleremo come dono di Natale a tutti i bambini delle scuole del nostro comune. E sarà presentato domani nella cornice dell'Hotel Alexander, Movimento Liberale Italiano, fondato dall'imprenditore e ristoratore pesarese Umberto Carriera e dal manager Giulio Borgognoni. Una nuova forza politica per contrapporsi alle limitazioni dei DPCM imposte dal governo e che sta già lavorando a diverse iniziative che si terranno in collaborazione con ristoratori e commercianti di tutta Italia.
Nel frattempo, proprio in questo fine settimana, Carriera ha ampliato il parco delle sue attività aprendo un nuovo locale a Fano. Ce ne parla in questo servizio Andrea Sabatini. Il sesto ristorante del noto imprenditore Umberto Carriera è stato ufficialmente aperto nella giornata di domenica. Una data che ha coinciso con il ritorno della Regione Marche a zona gialla e la consueta riapertura delle attività di ristorazione al pubblico nell'orario di pranzo o perlomeno fino alle ore 18. Chic Restaurant, questo è il nome del locale, è il nuovo gioiello di Carriera nel pieno centro storico a Fano, in via San Francesco, un punto strategico della città così come la location scelta. Dopo essersi affermato all'inizio con ristoranti nell'entroterra pesarese, prima a Bombarocce e poi a Candelara, è chiara la scelta di Carriera di puntare alle zone centrali della città. In seguito alla macelleria, inaugurata nel centro a Pesaro un paio di mesi fa, ecco un nuovo ristorante questa volta a pochi passi dalla piazza principale della città della Fortuna. Un ristorante che punta tutto sulla qualità, grazie ai suoi piatti gourmet ed un giovanissimo chef. Il primo ristorante a Fano, anche qui siamo in centro storico, inauguriamo il giorno in cui le Marche diventano zona gialla, crediamo tantissimo in questo progetto. Sì, è un format diverso, ristorante con 35 coperti, una cucina di alto livello, dopo sentirete lo chef con la sua idea di cucina. Il centro storico ci piace, mi piaceva anche a Pesaro, quindi continuiamo ad investire sul territorio che è molto importante. Un ristorante tutto nuovo, chic il suo nome e chic anche tutto il ristorante molto bello. Sì, abbiamo usato queste lunghe settimane, insomma, di chiusura per curare i dettagli e speriamo, insomma, di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di soddisfare la clientela. In questi primi giorni il ristorante rimarrà aperto al pubblico a pranzo, visto il passaggio di nuovo delle Marche da zona arancione a zona gialla. Chi vuole venire, dove ti trova? Dunque siamo in pieno centro storico, in via San Francesco d'Assisi, numero 13. Saremo aperti tutti i giorni, dalle 12 alle 15 faremo il classico pranzo, anche con un'offerta lunch, e dalle 15 alle 18 wine bar. E alla sera sarà comunque aperto per qualcosa a domicilio, sport? No, non faremo inizialmente asporto perché appunto è un progetto di alto livello e vogliamo prima che i nostri clienti conoscano la nostra cucina qui in loco. Allora, il progetto Chic sta nascendo praticamente ora. Stiamo cominciando facendo una cucina tipicamente di pesce, con delle preparazioni relativamente semplici, con cura dei dettagli. Il nostro è un progetto a larga scala. Quindi stiamo cominciando, diciamo, momentaneamente facendo una cucina non troppo sofisticata. Piano piano, piano piano, cominceremo, diciamo, ad allargare il progetto e cominceremo, diciamo, a aumentare la carta e basta. Si è affidato ad uno chef giovane ma con grande esperienza. Sì, diciamo che con grande esperienza, ho 32 anni, ancora ho molto da lavorare e Umberto mi ha dato questa occasione di poter cominciare a prendermi, diciamo, in carico la cucina e quindi sono qui per soddisfare le sue esigenze e cercare di accontentare anche la mia fame di cuoco. Un'ultimissima battuta, oggi il giorno dell'apertura, che cosa prevede il menù? Allora, oggi il giorno dell'apertura prevedo con tre menù degustazione, faremo un carne, un pesce e un menù ispirato al tartufo. Poi vi dico solo che l'ingresso sarà una Rossini in miniatura e poi venite a provarlo. In vista dell'arrivo delle festività, l'8 dicembre è la giornata in cui, come da tradizione, si prepara l'albero di Natale. Diverse però possono essere le idee per addobbare la propria abitazione, come sentiamo in questo servizio. Il momento di addobbare la casa è sempre il momento più atteso del periodo natalizio, non solo l'albero di Natale, ma proprio ogni angolo per rendere un po' un'atmosfera più calda, più intima. E la tavola, ovviamente, nel periodo natalizio è quella su cui ci si fa più attenzione, perché comunque si ricevono ospiti, piace sempre creare un momento conviviale da ricordare. In questo senso, Villeroy et Boc è, diciamo, è il top, perché comunque ti dà tanti prodotti, prima di tutto di qualità altissima, perché le porcellane sono ottime, ma poi con dettagli fantastici. Per esempio, guarda,
c'è la collezione di piatti, la portata di piatti, che ha dei dettagli particolarissimi in tutti i suoi angoli. E i colori, si possono mischiare colori, quindi si può mettere un piatto fondo rosso insieme a un piatto piano bianco, insomma. È bello giocare con queste cose a tavola. La tradizione vuole questi accostamenti rosso, bianco e verde. Villeroy Bock comunque unisce sempre un po', diciamo, un'atmosfera nostalgica, diciamo vintage, però con un po' un tocco di modernità, perché ha fatto anche una collezione totalmente bianca, con dettagli bellissimi e molto curati, però è un total white, insomma, quindi un po' più moderno. Questo minimalismo lo rende un po' più elegante e comunque si può accostare benissimo anche con la collezione tradizionale, ecco. E pensiamo anche a come illuminare magari la nostra tavola. Esatto, la luce è una cosa fondamentale quando si vuole creare un'atmosfera indimenticabile. E noi per esempio giochiamo molto anche per creare un centro tavola particolare con le luci a batteria, per esempio. E quest'anno abbiamo una particolarità, abbiamo un prodotto nuovo, sono queste lampade che funzionano praticamente, si ricaricano come il cellulare, sono a LED e con un tocco si spengono e si accendono. Queste possono creare un angolo proprio veramente intimo, vanno benissimo anche per l'esterno, quindi comodissime. Se non so, mi viene in mente in un giardino non ci arriva l'illuminazione giusta, queste lampade riescono a illuminare comunque la tavola molto bene. L'abbiamo in diversi colori, diverse altezze, quindi dipende insomma dal diametro del tavolo o della lunghezza, e sono veramente comode. A proposito di illuminazione, tra l'altro qui da Panicali Ambienti, vi ricordo, siamo a Fano e in via Einaudi, nella zona industriale di Bellocchi, si possono trovare tutti gli articoli che servono per creare veramente o l'albero o comunque angoli di casa ben illuminati, perché l'illuminazione è importantissimo durante le feste. Abbiamo articoli per tutti i gusti. Quest'anno ci sono anche parecchie novità, perché abbiamo luci anche colorate. Potete vedere, ci sono delle particolari luci che sembrano dei piccoli frutti tutti colorati, perché effettivamente abbiamo notato che quest'anno, oltre all'illuminazione classica, quella o bianco caldo o bianco freddo a seconda dei gusti, è molto ricercata anche proprio il multicolore, insomma, tutti i colori legati al Natale. E inoltre molto belli quest'anno sono gli alberi stilizzati tutti illuminati, quindi sono alberi che si possono mettere anche all'esterno, quindi mi viene in mente anche in un balcone, per esempio. Creano una luce fortissima, perché comunque il LED man mano che andiamo avanti cresce sempre più di qualità, infatti potete vedere delle luci veramente straordinarie, veramente brillanti. Vi aspettiamo da Panicali Ambienti, noi siamo aperti tutti i giorni, mattina e pomeriggio, compresa la domenica. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che questa sera, in prima serata, potrete assistere ad un video orientamento per conoscere l'Istituto Comprensivo di Villa San Martino, questa sera in onda alle 21:15. Vi ricordiamo poi l'appuntamento in diretta a partire dalle 17 per giovedì 10 novembre, dove trasmetteremo, in occasione della Giornata delle Marche, l'appuntamento che si terrà proprio in diretta a Loreto. Quindi vi ricordiamo questo appuntamento a partire dalle 17 con l'intervento del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Un nuovo appuntamento legato questa volta allo sport, che trasmetteremo in diretta venerdì 11 novembre dalle 20:30. Sarà protagonista l'Italservice Pesaro, che sfiderà la Sandro Abate Avellino, quindi venerdì 11 novembre alle 20:30 in diretta. L'informazione torna invece puntuale domani mattina con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini alle 7:20. Grazie per averci seguito anche questa sera con il nostro telegiornale, e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.